Se vuoi sapere la mia opinione, credo che tu questa volta stia sbagliando. Quel deputato avrebbe potuto esserci utile. Ah sì? E perché? È sempre meglio avere dalla nostra parte un politico, no? Prima o poi avremo bisogno di favori e una persona influente come quella avrebbe potuto di sicuro aiutarci. Ma non farti illusioni. Piuttosto è meglio perdere un amico che la tua famiglia. Non credere che io sia così ingenuo, Doris. È vero che noi ce ne serviamo, però poi sono loro che guidano i giochi. Ma che cosa dici? Fanno semplicemente i loro interessi. Il loro è un gioco sporco. Questo è un altro discorso. Ma mi dici perché noi dovremmo rimanere con le mani in mano mentre loro si dividono la torta? Perché io non riuscirei a mangiarne nemmeno un boccone di quella torta, che di sicuro mi andrebbe di traverso. Adriano, perché sei sempre il solito moralista? Sarebbe ora che guardassi la realtà così com'è. È questo che mi preoccupa di te. Tu vedi i principi morali solo come stupidaggine, roba da niente. Ma vuoi diventare complice di quei politici che appaiono in televisione con i loro discorsi semplicemente per far capire alla gente che hanno le mani pulite. Come sai benissimo che non è così. C'è gente che muore di fame. E loro ancora tutt'oggi pranzano a caviale e champagne. Adesso stai veramente esagerando. No, Federico. Questa volta Adriano ha ragione. Per un politico onesto, ne esistono 10 che non lo sono. E poi, scusate, li avete mai sentiti i loro discorsi pieni di bugie che ormai la gente non li crede più? Credo che dovrò comprarmi un nuovo manuale di morale. Adriano, ma è bellissimo. Tu non sei pazzo. Sei completamente matto. Grazie, grazie. Però manca ancora una cosa. Che cosa? La tua risposta. Ma la mia risposta è sì. E ovviamente sì. Ti aspettavo per pranzare insieme. Tempo perso, tesoro mio. Lo sai, avevo quel pranzo di lavoro. Ma da un po' di tempo ti vedo ci posso dare di te, lei amore mio. Ora si chiamano pranzo di lavoro le tue sveltine. Ma smetti, la smettila. Siamo sposati da anni e ancora non hai nemmeno un briciolo dall'educazione che si respira a casa mia. Sai come te la puoi ficcare l'educazione Fausto? Ma chi credi che non so bene che sei stato quello delle tue sguattrine? Ma smettila di far litigare come tuo solito e di fare la lavandaia da 4 soldi. Ma chi credi che io sia stupida? Lo so bene che sei stato con quella tricetta fallita da 4 soldi di Diana Lorenzo. Ah, fallita lei. E dov'è tu se lo sposavi? Ancora lavare le piastrelle dalla mattina alla sera con una lavandaia quale sei? Vigliacco! A te conviene essere con me. A te conviene stare con me. Ti piace il potere, ti piace le fasce del potere, vero Doris? Io sono stanca di fare la bande cornuta. E allora vai, lasciami e torna nuovamente a pulire le mattonelle dei cessi dalla mattina alla sera, perché tu rimarrai una miserabile a vita, capito? Maledetto, me la pagherai amaramente. Questa è l'ultima volta che mi tratti in questo modo. Fausto, lo sai che ti dico? Ma vaffanculo, va! Non sono una puttana se per quello mi hai preso. Io volevo una cosa seria, ti credevo un uomo migliore, diverso. Sì, sì, ok. Addio. Brutto stronzo.
Matrimonio. Ma non credi di correre un po' troppo? Conosci da poco quella ragazza e già la vuoi sposare. Ma tu da che parte stai? Ma se non sei il mio migliore amico? Al cuore non si comanda. Poi Elisa mi è piaciuta dal primo momento in cui l'ho vista. Ma gliel'hai detto che sei romano? Forse hai dimenticato questo piccolo particolare. E poi tu e che ne pensano che frequenti da mesi una Parisi? E miei non devono saperlo per forza. E Ludovica? La tua ex? Quella dove la metti? La storia tra me e Ludovica è morta e sepolta. Elisa ancora non sa niente. Io la voglio sposare e far trovare mio padre Fausto e tutta la famiglia sul fatto compiuto. Certo che sei un temerario tu, eh? Ami le sfide. Caro mio, in guerra e in amore tutto è permesso. Io amo quella ragazza e non ci rinuncio. Giulio, vieni qui. Giulio! Sono stanco dei tuoi ordini e delle tue imposizioni. Sei pesante. In questa casa non respiro più, mi sono rotto. Bella soddisfazione per un romano andare in giro a fare provini. Dopo che con il tuo cognome puoi avere tutto quello che vuoi. Ti sei capito di fare l'attore, tale e quale quella squilibrata di tua madre. Ma perché ce l'hai tanto con la mamma, eh? Forse non riesci a digerire il fatto che ti ha mollato. Ora capisco il perché. Sei una rottura di coglioni, non indifferente. Ora stai sboccando. Adesso smettila e attento alle parole. Sono sempre tuo padre e pare che tu ogni tanto lo stai dimenticando. Sì, perché ho un padre. Sei sempre chiuso in quella cazzo di azienda che spero che un bel fulmine la colpisca e la bruci. Troppo preoccupato per un nuovo investimento o qualche nuovo affare. Più importante di tuo figlio, dei tuoi figli e della tua. Sei tu che sei ingiusto ed egoista con questo attaccamento nei miei confronti e cerchi in tutti i modi di tapparmi le ali che le domine legate in questa gabbia dorata del cazzo. E allora va, va, corri, vattene via, va, trova quel lavoro tu, va, va via da questa casa che schifi tanto da me, va, vattene! Come sempre non capisci niente. Meglio. Oh, Iseri, tutto bene? Tutto bene, grazie. Sono felicissima. Sì, Adriano. Adriano mi ha chiesto di sposarlo. Cosa? Un romano. Sì, scusa, devo andare.